Tre legni nel primo tempo, ma anche un super intervento di Bozzi al 90esimo per evitare quello che poteva essere a tutti gli effetti un clamoroso capitombolo interno. Secondo pari casalingo, sempre per 1-1 per il Città di Teramo. Primo punto in classifica per il Mutignano, che ha offerto una prova di grande carattere dopo i primi due stop. Non una prestazione positiva invece per i biancorossi, che non hanno iniziato bene, ma che specie nel primo tempo hanno avuto le migliori occasioni. Al 14esimo la girata di Kovalonox sugli sviluppi di un angolo centra la traversa. Poco prima della mezz'ora è magistrale il piazzato di Palumbo, superlativo l'intervento di Spinelli che devia il pallone sul palo. I biancorossi vivono il miglior momento del confronto e dal 36esimo sfiorano ancora il vantaggio con Kovalonox, colpo di testa che lambisce il palo alla sinistra dell'estremo ospite. Gli ospiti, che pure si sono fatti apprezzare per agonismo e buone trame di gioco, al 43esimo si fanno vedere con Rachini, che strappa applausi grazie ad un tentativo di rovesciata. Il tempo si chiude con il terzo legno per il Città di Teramo. Dal limite ci prova i Cramellà, il palo esterno salva gli ospiti. Cambi operati in avvio di ripresa dal tecnico Pomante, che al nono manda dentro Milozzi e Tato. Quest'ultimo si fa notare subito con un calcio dalla distanza che si perde sul fondo di poco. Un minuto dopo ecco la doccia fredda, con il vantaggio ospite arrivato al termine di una bella combinazione che smarca Rachini. Sull'uscita di Bozzi il numero 11 lo infila di giustezza. Reagiscono subito i teramani, che nel frattempo perdono Milozzi per infortunio. Minuto 19, lo spunto di Palumbo è una delle cose più belle della gara. Tiro cross che Kovalonox, da due passi, mette dentro. 1-1 e secondo timbro stagionale per il Lettone. Il match resta vivo ed equilibrato ed entrambe le formazioni provano a vincere, pur senza creare molto. La palla gol, che poteva decidere la sfida, arriva quando il 90esimo è passato da qualche secondo. Erroraccio di Di Stefano che favorisce Ndiaye, tiro a colpo sicuro, miracolo vero e proprio di Bozzi che si immola e salva il risultato. Un punto a testa dunque con la società biancorossa, che ora proverà a convincere Stefano De Gidio, che ha rescisso con il Taranto, presente sugli spalti del Giampiero Pigliacelli.